Sabato 17 giugno è arrivata per la prima volta a Verona la scarrozzata, una passeggiata su ruote con sedia a rotelle o altri mezzi non a motore. Al centro, i temi della mobilità accessibile e dell'inclusione sociale. 3, 2, 1, partenza! L'evento, patrocinato dal Comune di Verona, è stato promosso nell'ambito della quarta edizione del Festival a Ruota Libera da Unione Sportiva Acli, insieme a Diversamente in Danza, Dismappa, La Scarrozzata e con la collaborazione di altre associazioni. Le danzatrici di Diversamente in Danza hanno aperto la manifestazione, mentre a metà del percorso le ruote si sono fermate a casa Dismappa, dove Teatro Scientifico ha messo in scena un estratto dallo spettacolo Yesterday. Ecco le impressioni di Gianmaria, che ha partecipato alla scarrozzata provando a spingersi su una sedia a rotelle. Le strade non sono per niente, non sono sempre facili, ecco, da percorrere. A piedi è tutt'altra cosa, in carrozzina davvero non credevo ci fossero tante difficoltà in così pochi spazi di strada. Fra i partecipanti alla scarrozzata, anche la campionessa paralimpica Paola Fantato. È difficile veramente trovare una città a misura di persone in carrozzina, insomma. È anche vero che insomma si fa anche fatica a stravolgere una città magari storica con le strutture adatte, a trovare dei compromessi, insomma, ecco. L'importante è essere qua per sensibilizzare. Il fatto, perché normalmente si pensa sempre che sia una qualsiasi cosa che ci capita succeda agli altri. Ora, non per tirarla a nessuno, però nessuno di noi è immune a trovarsi in situazioni di difficoltà e dover affrontare dei percorsi cittadini che non sono idonei. Quindi il fatto di far provare, oggi ho visto che c'erano tante persone che ovviamente non avevano nessun problema, però hanno provato, sono sedute su una carrozzina, di là che fa sorridere, però si sono resi conto della difficoltà. Sono tutti distrutti adesso che siamo arrivati, noi siamo freschi, loro sono distrutti perché ovviamente non ci si rende conto. Bilancio dell'iniziativa secondo Matteo Legnaghi, vicepresidente dell'Unione Sportiva Acli di Verona. Siamo qui oggi perché abbiamo voluto fortemente organizzare questa scarrozzata. Scarrozzata è stata già svolta a Bologna, oggi a Verona, con l'aiuto di tante associazioni. È nello spirito dell'USACLI organizzare queste manifestazioni. Oggi abbiamo visto famiglie, anziani, bambini, giovani. È stato molto bello perché si è sentita proprio la comunione, l'unione di tante persone che si sono riunite insieme per fare questa passeggiata nella nostra bella Verona. Siamo felici della giornata perché c'è stata un'ampissima partecipazione. È stata una giornata leggera, bella, di ritrovo e di gioia. Vedevo tutti sorridere, per cui USACLI è contento e ha tante altre manifestazioni come questa.